Libro di Giobbe Capitolo primo C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva il Dio e fuggiva il male. Gli erano nati sette figliuoli e tre figliuole e possedeva sette mila pecore, tremila cammelli, cinquecento paia di bovi, cinquecento asine, e una servitù molto numerosa e quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figlioli solevano andare gli uni dagli altri e darsi un convito ciascuno nel suo giorno, e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. E quando la serie dei giorni di convito era finita, Giobbe li faceva venire per purificarli, si levava di buon mattino e offrivano l'olocausto per ciascun dessi, perché diceva, può darsi che i miei figliuoli abbiano peccato ed abbiano rinnegato i Dio in cuor loro. E Giobbe faceva sempre così. Or accadde un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. E l'Eterno disse a Satana, Donde vieni? E Satana rispose all'Eterno, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa? E l'Eterno disse a Satana, «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non c'è né un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fuga il male». E Satana rispose all'Eterno, «È egli forse per nulla che Giobbe teme Dio?» Non l'hai tu circondato d'un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana, ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere. Soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Ora accadde che un giorno mentre i suoi figliuoli e le sue figliuole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero a dirgli, i buoi stavano arando e le asine pascevano lì appresso. Quando ecco i Sabei son piombati loro addosso e li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servitori e io solo son potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire Il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore, i servitori e li ha divorati. E io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. E quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servitori e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora. Quando ne giunse un altro a dire, i tuoi figliuoli e le tue figliuole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore, ed ecco che un gran vento, venuto dall'altra parte del deserto, ha investito i quattro canti della casa che è caduta sui giovani, ed essi sono morti, e solo io son potuto scampare per venire a dirtelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello e si rase il capo e si prostrò a terra e adorò e disse nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo tornerò in seno della terra. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di mal fatto. Leggiamo nel libro di Giobbe, capitolo secondo. Ora accade un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e Satana, anch'egli in mezzo a loro, si presentò davanti all'Eterno. E l'Eterno disse a Satana, Donde vieni? E Satana rispose all'Eterno, Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. E l'Eterno disse a Satana, hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu m'abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. E Satana rispose all'Eterno, pelle per pelle, l'uomo da tutto quel che possiede per la sua vita. Ma stendi un po' la tua mano. Toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana, Ebbene esso è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe con un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi al sommo del capo. E Giobbe prese un, un coccio per grattarsi e stava seduto nella cenere. E sua moglie gli disse: Ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare il tuo Dio, lascialo andare e muori. E Giobbe a lei, tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo d'accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Or, tre amici di Giobbe, Elifaz di Tema, Bildad di Suhak e Zofar di Namma, avendo dito tutti questi mali che gli erano piombati addosso, partirono ciascuno dal suo paese e si misero d'accordo per venire a, a condolarsi con lui e a consolarlo. E levati gli occhi da lontano, essi non lo riconobbero, e alzarono la voce e piansero e si stracciarono i mantelli e si copersero il capo di polvere gittandola verso il cielo, e rimasero seduti per terra presso a lui sette giorni e sette notti, e nessuno di loro gli disse verbo, perché vedevano che il suo dolore era molto grande. Giobbe Capitolo terzo allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita, e prese a dire così, «Perisca il giorno che io nacqui, e la notte che disse è concepito un maschio. Quel giorno si converte in tenebre. Non se ne curi Dio dall'alto, né splenda sovresso il raggio di luce. Se lo riprendano le tenebre e l'ombra di morte, resti sovresso una fitta nuvola», le eclissi lo riempin di paura. Quella notte diventi preda d'un buio cupo, non abbia la gioia di contar tra i giorni dell'anno, non entri nel novero dei mesi. Quella notte sia notte sterile e non vi soda grido di gioia. La maledicano quei che maledicano i giorni e sono esperti nell'evocare il drago. Si oscurino le stelle del suo crepuscolo, aspetti la luce e la luce non venga e non miri le palpebre dell'alba, poiché non chiuse la porta del sedo che mi portava e non celò l'affanno agli occhi miei. Perché non morì nel seno di mia madre? Perché non spirai appena uscito dalle sue viscere? Perché trovai delle ginocchia per ricevermi e delle mammelle per poppare? Ora mi giacerei tranquillo, dormirei, ed avrei così riposo coi re, coi consiglieri della terra che si edificarono mausolei, coi principi che possedean dell'oro ed empiron d'argento le loro case. Oh, come l'aborto nascosto non esisterei, sarei come i feti che non videro la luce. Là cessano gli empi di tormentare gli altri, Là riposano gli stanchi, là i prigioni arrequie tutti insieme senza udir voce da guzino. Piccoli e grandi sono là del pari, e lo schiavo è libero del suo padrone. Perché? Perché dar luce all'infelice e la vita a chi ha l'anima nell'amarezza, i quali aspettano la morte che non viene e la ricercano più che dei tesori nascosti? si rallegrerebbero fino a giubilare, esulterebbero se trovassero una tomba? Perché dar vita a un uomo la cui vita è oscura e che Dio ha stretto in un cerchio? Io sospiro anche quando prendo il mio cibo e i miei gemiti si spandono come l'acqua. Non appena temo un male che esso mi colpisce e quel che pavento mi piomba addosso. Non trovo posa, né requie, né pace. Il tormento è continuo. Giobbe, capitolo quarto Allora Elifaz di Teman rispose e disse, «Se provassimo a dirti una parola, ti darebbe fastidio? Ma chi potrebbe trattenere le parole?» Ecco, tu n'hai ammaestrati molti, hai fortificato le mani stanche, le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai raffermato le ginocchia vacillanti, e ora che il male piomba su te, tu ti lasci abbattere. Ora che è giunto fino a te, sei tutto smarrito. La tua pietà non è forse la tua fiducia? E l'integrità della tua vita alla speranza tua? Ricorda quale innocente per i mai, e dove furono gli uomini retti mai distrutti. Io per me ho visto che coloro che arano iniquità e seminano tormenti ne mietano i frutti. Al soffio di Dio essi periscono, dal vento del suo corruccio sono consumati. Spenta è la voce del ruggente, sono spezzati i denti dei leoncelli, perisce per mancanza di preda il forte leone e restan dispersi i piccini della leonessa. Una parola m'è furtivamente giunta e il mio orecchio ne ha colto il lieve sussurro. Fra i pensieri delle visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, uno spavento mi prese, un tremore che mi fece tremar tutte l'ossa. Uno spirito mi passò dinanzi e i peli mi si rizzarono addosso. Si fermò, ma non riconobbi il suo sembiante. Una figura mi stava davanti agli occhi e udì una voce sommessa che diceva può il mortale ser giusto dinanzi a Dio? Può l'uomo essere puro dinanzi al suo fattore? Ecco, il Dio non si fida dei suoi propri servi e trova difetti nei suoi angeli. Quanto più in quelli che stanno in case d'argilla e che han per fondamento la polvere e son schiacciati al par delle tignuole. Tra la mattina e la sera sono infranti, periscono per sempre senza che alcuno se ne accorga. La corda della loro tenda ecco è strappata e muoion senza possedere sapienza. Giobbe, capitolo quinto Chiama pure. C'è forse chi risponda? E a qual dei santi vorrai tu rivolgerti? No, il cruccio non uccide che l'insensato, e l'irritazione non fa morire che lo stolto. Io ho veduto l'insensato prendere radice, ma ben tosto... O dovu ha dovuto maledire la dimora. I suoi figli van privi di soccorso, sono oppressi alla porta e non c'è chi li difenda. L'affamato gli divora la raccolta, gliela rapisce perfino di tra le spine, e l'assetato gli trangugia i beni. Che la sventura non spunta sulla terra né il dolore germina dal suolo, ma l'uomo nasce per soffrire come la favilla per volare in alto. Io, però, vorrei cercar di Dio, e a Dio vorrei esporre la mia causa, a Lui che fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie senza numero, che espande la pioggia sopra la terra e manda le acque sui campi, che innalza quelli che s'erano abbassati e pone in salvo gli affannati in un luogo elevato, e che sventa i disegni degli astuti sicché le loro mani non giungono ad eseguirli che prende gli abili nella loro astuzia, sì che il consiglio degli scaltri va in rovina. Di giorno essi incorrono nelle tenebre, in pien di brancolan come di notte, ma il Dio salva il meschino dalla spada della loro bocca, e il povero dimanda al potente. E così, per misero, v'è speranza, mentre l'iniquità ha la bocca chiusa. Beato l'uomo che Dio castiga. Oh, tu, non isdegnar la correzione dell'onipotente, già che egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. In sei distrette egli sarà il tuo liberatore, e in sette il male non ti toccherà. In tempo di carestia ti scamperà dalla morte, e in tempo di guerra dai colpi della spada sarai sottratto al flagello della lingua e non temerai quando verrà il disastro in mezzo al disastro e alla fame riderai non spaventerai dalle belve della terra perché avrai per alleate le pietre del suolo e gli animali dei campi saranno teco in pace saprai sicura la tua tenda e visitando i tuoi pascoli vedrai che non ti manca nulla Saprai che la tua progenie moltiplica, che i tuoi rampolli crescono come l'erba dei campi, scenderai maturo nella tomba come la bica di Mannelle che si ripone a suo tempo. Ecco quel che abbiamo trovato riflettendo. Così è. Tu ascolta e fanne tuo pro. Giobbe capitolo sesto. Allora Giobbe rispose e disse Ah, se il mio travaglio si pesasse, se le mie calamità si mettessero tutte insieme sulla bilancia, sarebbero trovati più pesanti che la sabbia del mare. Ecco perché le mie parole son temerarie, che le saette dell'Onipotente mi trafiggono, lo spirito mio ne strugge il veleno. I terrori di Dio si schierano in battaglia contro di me. L'asino selvatico raglia forse quando ha erba davanti? Mugghia forse il bue davanti alla pastura? Si può egli mangiare ciò che è scipito e senza sale? C'è qualche gusto in un chiaro d'uovo? L'anima mia rifiuta di toccare una simil cosa e se per me come un cibo ripugnante. Oh, ma venisse pur quello che chiedo, e mi desse Dio quello che spero! Volesse pure Dio schiacciarmi, stender la mano e tagliare il filo dei miei giorni! Sarebbe questo un conforto per me. Esulterei nei dolori che egli non mi risparmia, giacché non ho rinnegato le parole del Santo. Che è mai la mia forza per chi io speri ancora? Che fine m'aspetta per chi io sia paziente? La mia forza è essa forza di pietra? E la mia carne è carne di rame? Non sono io ridotto senza energia e non m'è forse tolta ogni speranza di guarire? Pietà deve l'amico a colui che soccombe, quando anche abbandoni il timor dell'Onipotente. Ma i fratelli miei si sono mostrati infidi come un torrente, come l'acqua di torrenti che passano. Il ghiaccio li rende torbidi e la neve vi si scioglie, ma passato il tempo delle piene svaniscono, quando sentono il caldo scomparisce dal loro luogo. Le carovane che si dirigon là mutano strada, si inoltrano nel deserto e vi periscono. Le carovane di tema li cercavano con lo sguardo, i viandanti di Sheba ci contavano su, ma furono delusi nella loro fiducia. Giunti sul luogo, rimasero confusi. Tali, tali siete divenuti voi per me. Vedete uno che fa orrore e vi prendete paura. V'ho forse detto... Datemi qualcosa, o coi vostri beni fate un donativo a favor mio, o liberatemi dalla stretta del nemico, o scampatemi di man dei prepotenti, ammaestratemi, e mi starò in silenzio, fatemi capire in che cosa ho errato. Quanto sono efficaci le parole rette, ma la vostra riprensione che vale? Volete dunque biasimar delle parole? Ma le parole d'un disperato se le porta il vento. Voi sareste capaci di trar la sorte sull'orfano e di contrattare il vostro amico. Ma pure vi piaccia di rivolgervi a guardarmi e vedete se io menta in faccia. Mutate consiglio. Non vi sia in voi iniquità. Mutate consiglio. La mia giustizia sussiste. Vè qualche iniquità sulla mia lingua? Il mio palato non distingue più quel che è male? Giobbe, capitolo settimo. La vita dell'uomo sulla terra è una milizia. I giorni suoi sono simili ai giorni di un operaio. Come lo schiava nella lombra, e come l'operaio aspetta il suo salario, così a me tocca mesi di sciagura, e mi sono assegnate notti di dolore. Non appena mi corico, dico, quando mi leverò? Ma la notte si prolunga, e mi sazio d'agitazioni agitazioni infino all'alba. La mia carne è coperta di vermi e di croste terrose, e la mia pelle si richiude e poi riprende a suppurrare. I miei giorni se vanno più veloci della spada, si consumano senza speranza. Ricordati che la mia vita è un soffio. L'occhio mio non vedrà più il bene, lo sguardo di chi ora mi vede non mi potrà più scorgere, gli occhi tuoi mi cercheranno, ma io non sarò più. La nuvola svanisce si dilegua, così chi scende nel soggiorno dei morti non ne risalirà. Non tornerà più nella sua casa e il luogo ove stava non lo riconoscerà più. Io, perciò, non terrò chiusa la bocca, nell'angoscia del mio spirito io parlerò, mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia. Sono io forse il mare o un mostro marino che tu porga intorno a me una guardia? Quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giaciglio alleverà la mia pena, tu mi sgomenti con sogni e mi spaventi con visioni, sicché sì l'anima mia preferisce soffocare, preferisce a queste cosa la morte. Io mi vuoi struggendo. Non vivrò per sempre. Deh, lasciami stare. I giorni miei non son che un soffio. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso e che tu ponga mente adesso e tu lo visiti ogni mattina e lo metta alla prova ogni istante? Quando cesserai di tener lo sguardo fisso su me? Quando mi darai tempo di inghiottir la mia saliva? Se ho peccato, che ho fatto a te, o oh guardiano degli uomini? Perché hai fatto di me il tuo bersaglio a tal punto che son diventato un peso a me stesso? E perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità? Perché presto giacerò nella polvere e tu mi cercherai, ma io non sarò più. Giobbe capitolo ottavo Allora Bilda di Suak rispose e disse Fino a quando terrai tu questi discorsi e saranno le parole della tua bocca come un vento impetuoso? E Dio perverte egli il giudizio? L'Onnipotente perverte egli la giustizia? Se i tuoi figlioli hanno peccato contro lui, egli li ha dati in balia del loro misfatto. Ma tu, se ricordi a Dio e implori grazia dall'Onnipotente, se proprio sei puro e integro, certo egli sorgerà in tuo favore e restaurerà la dimora della tua giustizia. Così sarà stato piccolo il tuo principio, ma la tua fine sarà grande oltremondo. Interroga le passate generazioni, rifletti sull'esperienza dei padri, giacché noi siamo dieri e non sappiamo nulla, i nostri giorni sulla terra non son che un'ombra, ma quelli certo ti insegneranno e ti parleranno, e dal loro cuore trarranno discorsi. Può il papiro crescere dove non c'è libo, e il giunco viene egli su senza acqua? Mentre son verdi ancora e senza che li si tagli, prima di tutte le erbe seccano. Tale la sorte di tutti quei che dimenticano i Dio e la speranza dell'empio perirà. La sua baldanza è troncata, la sua fiducia è come una tela di ragno egli s'appoggia alla sua casa ma essa non regge, vi si aggrappa ma quella non sta salda egli verdeggia al sole, e i suoi rami si protendono sul suo giardino, le sue radici si intrecciano sul mucchio delle macerie, penetra fra le pietre della casa, ma diverto che sia dal suo luogo, questo lo rinnega e gli dice non ti ho mai veduto. Ecco il gaudio che gli procura la sua condotta e dalla polvere altri dopo lui germoglieranno. No, no, il Dio non ricetta l'uomo integro, né porge aiuto a quelli che fanno il bene. Egli renderà ancora il sorriso alla tua bocca, e sulle tue labbra metterà canti di sultanza. Quelli che t'odiano saranno coperti di vergogna, e la tenda degli empi sparirà. Giobbe capitolo nono. Allora Giobbe rispose e disse Sì, certo, io so che gli è così. E come sarebbe il mortale giusto davanti a Dio? Se all'uomo piacesse di patiar con Dio, non potrebbe rispondergli sopra un punto fra mille. Dio è savio di cuore, è grande in potenza, chi gli ha tenuto fronte e se n'è trovato bene? Egli trasporta le montagne senza che se ne avvedano, nel suo furore le sconvolge, egli scuote la terra dalle sue basi e le sue colonne tremano, comanda al sole ed esso non si leva, mette un sigillo sulle stelle, da solo spiega i cieli e cammina sulle più alte onde del mare, è il creatore dell'orsa, d'orione, delle Pleiadi e delle misteriose regioni del cielo australe. Egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie senza numero. Ecco, egli mi passa vicino e io non lo veggo. Egli mi scivola d'accanto e non me ne accorgo. Ecco, afferra la preda e chi si opporrà. Chi oserà dirgli che fai? E Dio non ritira la sua collera, sotto di lui si curvano i campioni della superbia. Ed io, come farei a rispondergli e a scegliere le mie parole per discuter con lui? Avessi anche ragione, non gli replicherei, ma chiederei mercé al mio giudice. Se io lo invocassi ed egli mi rispondesse, non però crederei che avesse dato ascolto alla mia voce, egli che mi piomba addosso dal seno della tempesta, che moltiplica senza motivo le mie piaghe, che non mi lascia riprender fiato e mi sazia d'amarezza. Se si tratta di forza, ecco, egli è potente, se ti diritto e dice chi mi fisserà un giorno per comparire? fosse pur giusto la mia bocca stessa mi condannerebbe. Fossi pur integro, essa mi farebbe dichiarar perverso. Integro? Sì lo sono. Di me non mi preme. Io disprezzo la vita. Per me è tutt'uno, perciò dico egli distrugge ugualmente l'integro e il malvagio. Se un flagello a un tratto semina la morte, egli ride dello sgomento degli innocenti. La terra è data in balia de malvagi e ve la gli occhi ai giudici di essa. Se non è lui, chi è dunque? E i miei giorni se ne vanno più veloci d'un corriere, fuggono via senza aver visto il bene, passan rapidi come navicelle di giunchi, come l'aquila che piomba sulla preda. Se dico. Voglio dimenticare il mio lamento, deporre quest'aria triste e riaserenarmi. Sono spaventato di tutti i miei dolori. So che non mi trattrai per innocente. Io sarò condannato perché dunque a faticarmi vano. Quando anche mi lavassi con la neve e mi nettassi le mani col sapone, tu mi tufferesti nel fango d'una fossa, le mie vesti stesse m'avrebbero in orrore. Dio non è un uomo come me perché io gli risponda e che possiamo comparire in giudizio assieme. Non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due. Ritiri Dio da dosso a me la sua verga, cessi dallo spaventarmi il suo terrore, allora io parlerò senza temerlo, già che sento di non essere quel colpevole che sembro. Continuiamo con Giobbe, capitolo decimo. L'anima mia prova disgusto della vita. Vo dar libero corso al mio lamento, vo parlare dell'amarezza dell'anima mia. Io dirò a Dio, non mi condannare, fammi sapere perché contendi meco. Ti par egli ben fatto d'opprimere, di sprezzare l'opera delle tue mani e di favorire i disegni dei malvagi? Hai tu occhi di carne, vedi tu come vede l'uomo? I tuoi giorni son essi come i giorni del mortale, i tuoi anni son essi come gli anni degli uomini che tu investighi tanto la mia iniquità e ti informi così del mio peccato, pur sapendo che io non so colpevole e che non vecchi mi liberi dalla tua mano? Le tue mani m'hanno formato, m'hanno fatto tutto quanto, tu mi distruggi. Deh, ricordati che m'hai plasmato come l'argilla e tu mi hai rifai ritornare ora in polvere. Non mai tu colato come il latte e fatto riprender come il cascio? Tu m'hai rivestito di pelle e di carne e m'hai intessuto d'ossa e di nervi, mi sei stato largo di vita e di grazia. La tua provvidenza ha vegliato sul mio spirito, ed ecco quello che nascondevi in cuore. Sì, lo so, questo meditavi. Se avessi peccato, l'avresti ben temuto a mente, e non m'avresti assolto dalla mia iniquità. Se fossi stato malvagio, guai a me! Se giusto, non avrei osato alzar la fronte, sazio di d'ignominia, spettatore della mia miseria. Se l'avessi alzata, M'avresti dato la caccia come ad un leone, e contro di me avresti rinnovato le tue meraviglie. M'avresti messo a fronte nuovi testimoni, e avresti raddoppiato il tuo sdegno contro di me. Legioni su legioni m'avrebbero assalito. E allora, perché mai tratto dal seno di mia madre? Sarei spirato senza che occhio mi vedesse? Sarei stato come se non fossi mai esistito? ma avrebbero portato dal seno materno alla tomba? Non son forse pochi i giorni che mi restano? Cessi egli dunque. Mi lasci stare. On oh, Dio mi rassereni un po, prima che me ne vada, per non più ritornare nella terra delle tenebre e dell'ombra della morte. Terra oscura come notte profonda, ove regnano l'ombra di morte e il caos e il cui chiarore e come notte oscura. Giobbe, capitolo undicesimo Allora Zofar di Naamma rispose e disse, Cotesta abbondanza di parole, ribarai la senza risposta? Basterà egli esserlo loquace per aver ragione? Varranno le tue ciance a far tacer la gente? Farai tu il beffardo senza che alcuno ti confonda? Tu dici a Dio, quel che sostengo è giusto e io sono puro nel tuo cospetto. Ma, oh, se Dio volesse parlare e aprir la bocca per risponderti e rivelarti i segreti della Sua sapienza, poiché è infinita è la Sua intelligenza, vedresti allora come Dio dimentichi parte della tua colpa. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Si tratta di cose più alte del cielo, e, e tu che faresti di cose più profonde del soggiorno dei morti, e come le conosceresti? La loro misura è più lunga della terra, più larga del mare. Se Dio passa, se incarcera, se chiama in giudizio, chi sopporrà? Poiché egli conosce gli uomini perversi, scopre senza sforzo l'iniquità. Ma l'insensato diventerà savio quando un pulledro donagro diventerà uomo. Tu però, se ben disponi il cuore e protendi verso Dio le palme, se allontani il male che è nelle tue mani e non alberghi l'iniquità nelle tue tende, allora alzerai la fronte senza macchia, sarai incrollabile e non avrai paura di nulla, dimenticherai i tuoi affanni, te ne ricorderai come d'acqua passata. La tua vita oh, sgorgerà più fulgita del meriggio, l'oscurità sarà come la luce del mattino, sarai fiducioso perché avrai speranza, ti guarderai bene attorno e ti coricherai sicuro, ti metterai a giacere e niuno ti spaventerà, e molti cercheranno il tuo favore. Ma gli occhi degli empi verranno meno. Non vi sarà più rifugio per loro e non avranno altra speranza che di esalare l'anima. Continuiamo a leggere il libro di Giobbe, capitolo dodicesimo. Allora Giobbe rispose e disse, Voi certo valete quanto un popolo, con voi morrà la sapienza. Ma del senno ne ho anch'io al par di voi. Non vi sono punto inferiore e cose come codeste chi non le sa. Io dunque vorrei essere un ludibrio degli amici. Io che invocavo il Dio ed e mi rispondeva Il ludibrio io, uomo giusto e integro? Io sprezzo alla sventura nel pensiero di chi vive contento. Esso è sempre pronto per coloro a cui vacilla il piede. Sono invece tranquille le tende dei ladroni. E chi provoca il Dio, chi si fa un Dio della propria forza se ne sta al sicuro. Ma interroga un po' gli animali e te lo insegneranno gli uccelli del cielo e te lo mostreranno, o parla alla terra ed essa te lo insegnerà e i pesci del mare te lo racconteranno. Chi non sa, fra tutte queste creature, che la mano dell'Eterno ha fatto ogni cosa, che egli tiene in mano l'anima di tutto quel che vive e lo spirito di ogni essere umano? L'orecchio non discerne esso le parole, come il palato assaggia le vivande? Nei vecchi si trova la sapienza e lunghezza di giorni dà intelligenza, ma in Dio stanno la saviezza e la potenza, a lui appartengano il consiglio e l'intelligenza. Ecco, egli abbatte e niuno può ricostruire. Chiude un uomo in prigione e non vecchi li apra. Ecco, egli trattiene le acque e tutto inarridisce, le lascia andare ed esse sconvolgono la terra. Egli possiede la forza e l'abilità. Da lui dipendono chi erra e chi fa errare. Egli manda scalzi i consiglieri, colpisce di demenza i giudici, scioglie i legami dell'autorità del re e cinge i loro fianchi di catene, manda scalzi i sacerdoti e rovescia i potenti, priva della parola i più eloquenti e toglie il discernimento ai vecchi. Sparge lo sprezzo sui nobili e rallenta la cintura ai forti, rivela le cose recondite facendole uscire dalle tenebre e trae alla luce ciò che ha volto in ombra di morte. Aggradisce i popoli e li andienta, ampia le nazioni e li riconduce nei loro confini. Toglie il senno ai capi della terra e li fa errare in solitudini senza sentiero. Van brancolando nelle tenebre senza alcuna luce e li fa barcollare come ubriachi. Continuiamo a leggere il libro di Giobbe, capitolo tredicesimo. Ecco, l'occhio mio tutto questo l'ha veduto, l'orecchio mio l'ha udito e l'ha inteso. Quel che sapete voi lo so pur io, non vi sono punto inferiore. Ma io vorrei parlare con l'onnipotente avrei caro di ragionare con Dio già che voi siete dei fabbri di menzogne siete tutti quanti dei medici da nulla oh se serbaste il silenzio esso vi conterebbe come sapienza ascoltatevi prego quello che ho da rimproverarvi siate attenti alle ragioni delle mie labbra volete dunque difendere Dio parlando iniquamente sostenere la sua causa con parole di frode Volete aver riguardo alla sua persona e costituirvi gli avvocati di Dio? Sarà egli un bene per voi quando vi scruterà a fondo? Credete ingannarlo come si inganna un uomo? Certo egli vi riprenderà severamente se nel vostro segreto avete dei riguardi personali, la mesta sua non vi farà sgomenti, il suo terrore non piomberà su di voi. I vostri detti memorandi son massime di cenere, i vostri baluardi son baluardi d'argilla. Tacete, lasciatemi stare, voglio parlare io, e ma venga quel che può. Perché, prenderei la mia carne coi denti? Metterò piuttosto la mia vita nelle mie mani. Ecco, egli mi ucciderà, non spero più in nulla, ma io difenderò in faccia a lui la mia condotta». Anche questo servirà alla mia salvezza, poiché un empio non ardirebbe presentarsi a lui. Ascoltate attentamente il mio discorso, porgete orecchio a quanto sto per dichiararvi. Ecco, io ho disposto ogni cosa per la causa, so che sarò riconosciuto giusto. V'è qualcuno che voglia farmi opposizione? Se v'è io mi taccio, e vo' morire. Ma, o oh Dio, concedimi solo due cose» e non mi nasconderò dal tuo cospetto. Ritirimi da dosso la tua mano, e fa che i tuoi terrori non mi spaventi in più. Poi interpellami, e io risponderò. O parlerò io, e tu replicherai. Quante sono le mie iniquità? Quanti i miei peccati? Fammi conoscere la mia trasgressione, il mio peccato. Perché nascondi il tuo volto, e mi tieni in conto di nemico? Vuoi tu atterrire una foglia portata via dal vento? Vuoi tu perseguitare una pagliuzza inarredita? Tu che mi condanni appena così amare e mi fai spiare i falli della mia giovinezza, tu che metti i miei piedi nei ceppi, che spii tutti i miei movimenti e tracci una linea intorno alla pianta dei miei piedi, in tutto questo mio corpo si disfa come legno tarlato, come un abito roso dalle tignuole. Giobbe, capitolo quattordicesimo L'uomo nato di donna vive pochi giorni, ed è sazio d'affanni. Spunta come un fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. E sopra un essere così tu tieni gli occhi aperti, e mi fai comparir teco in giudizio? E chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno già che i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare storna da lui lo sguardo sì che gli abbia un po' di requie e possa godere come un operaio la fine della sua giornata per l'albero almeno c'è speranza se è tagliato rigermoglia e continua a mettere rampolli quando la sua radice è invecchiata sottoterra e il suo tronco muore nel suolo, a sentir d'acqua rinverdisce e mette rami come una pianta nuova. Ma l'uomo, l'uomo muore e perde ogni forza, il mortale spira e dov'è egli? Le acque del lago se ne vanno, il fiume vien meno e si prosciuga, così l'uomo giace e non risorge più finché non vi siano più cieli. E non si risveglierà né sarà più destato dal suo sonno. Oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata. Fissami un termine e poi ricordati di me. Se l'uomo dopo morto potesse ritornare in vita, aspetterei tutti i giorni della mia fazione finché giungesse l'ora del mio cambio. Tu mi chiameresti e io risponderei, tu brameresti rivedere l'opera delle tue mani? Ma ora tu conti i miei passi, tu osservi i miei peccati, le mie trasgressioni sono sigillate in un sacco e le mie iniquità altre ne aggiungi. La montagna frane scompare, la rupe è divelta dal suo luogo, le acque rodono la pietra, le loro inondazioni trascinan via la terra, Così tu distruggi la speranza dell'uomo. Tu lo sopraffai una volta per sempre, ed egli se ne va. Gli muti il sembiante e lo mandi via. Se figliuoli salgono in onore, egli lo ignora. Se vengano in dispregio, ei non lo vede. Questo solo sente che il suo corpo soffre, che l'anima sua è in lutto. Giobbe, capitolo quindicesimo Allora Eliphaz di Teman rispose e disse, Il savio risponde egli con vanascenza, si gonfia egli il petto di vento, si difende egli con ciance inutili e con parole che non giovano a nulla. Tu poi distruggi il timor di Dio, Meno il rispetto religioso che gli è dovuto. La tua iniquità ti detta le parole e adoperi il linguaggio degli astuti. Non io. La tua bocca stessa ti condanna. Le tue labbra stesse ti pongono contro a te. Sei tu il primo uomo che nacque? Fosti tu formato prima dei monti? Hai tu sentito quel che si è detto nel consiglio di Dio? Hai tu fatto incetta nella sapienza per te solo? Che sai tu che noi non sappiamo? Che conoscenza hai tu che non sia pur la nostra? Ci son fra noi degli uomini canuti ed anche dei vecchi più attempati di tuo padre. Fai tu sì poco caso alle consolazioni di Dio e delle dolci parole che t'abbiamo rivolte? dove li trascina il cuore e che voglian dire codeste torve occhiate come tu volgi la tua collera contro Dio e ti lasci uscir di bocca tali parole? Che è mai l'uomo per esser puro, il nato di donna per essere giusto? Ecco, il Dio non si fida nemmeno dei suoi santi, i cieli non son puri agli occhi suoi. Quanto meno quest'essere abominevole e corrotto, l'uomo che tracanna l'iniquità come l'acqua. Io voglio ammaestrarti. Porgimi ascolto e ti racconterò quello che ho visto, quello che i savi hanno riferito senza nulla celare di quel che sapevano dai loro padri, ai quali soli è stato dato il paese e in mezzo ai quali non è passato lo straniero. Lempio è tormentato tutti i suoi giorni. E pochi sono gli anni riservati al prepotente. Sempre ha negli orecchi rumori spaventosi e in piena pace li piomba addosso il distruttore. Non ha sapienza ad uscir tale dalle tenebre e si sente destinato alla spada. Va errando in cerca di pane e dove trovarne. E sa che a lui da presso è pronto il giorno tenebroso. La distretta e l'angoscia lo riempon di paura, l'assalgono a guisa di repronto alla pugna, perché ha steso la mano contro Dio, ha sfidato l'onnipotente gli si è slanciato audacemente contro sotto il folto dei suoi scudi convessi. Aveva la faccia coperta di grasso, i fianchi carichi di pinguidine, s'era stabilito in città distrutte, in case disabitate, destinate a diventar mucchi di sassi. E non si arricchirà, la sua fortuna non sarà stabile, né le sue possessioni si estenderanno sulla terra. Non potrà liberarsi dalle tenebre, il vento infuocato farà seccare i suoi rampolli e sarà portato via dal soffio della bocca di Dio. Non confidi nella vanità e nell'illusione, perché avrà la vanità per ricompensa, la sua fine verrà prima del tempo, e i suoi rami non riverdiranno più. Sarà come vigna da cui si strappi l'uva ancora cerba, come l'olivo da cui si scuota il fiore, poiché sterile la famiglia del profano e il fuoco divora le tende dove erano presenti. L'empio concepisce malizia e partorisce rovina, e si prepara in seno il disinganno. Giobbe capitolo sedicesimo allora Giobbe rispose e disse Dico teste cose, ne ho udite tante. Siete tutti dei consolatori molesti. Non ci sarà egli una fine alle parole vane? Che cosa ti provoca a rispondere? Anch'io potrei parlare come voi, se voi foste al posto mio, potrei mettere assieme delle parole contro a voi e su di voi scrollare il capo. Potrei farvi coraggio con la bocca e il conforto delle mie labbra vi calmerebbe. Se parlo il mio dolore non ne sarà allenito e se cesso di parlare che sollievo ne avrò? Ora purtroppo Dio m'ha ridotto senza forza, ha desolato tutta la mia casa, m'ha coperto di grinze e questo testimonia contro di me, la mia magrezza si leva ad accusarmi in faccia. La sua ira mi lacera, mi perseguita, di grigna i denti contro di me. Il mio nemico aguzza gli occhi su di me, apron larga contro di me la bocca, mi percuotan per lo proprio le guance, mi metton tutti insieme a darmi addosso. Idio mi dà in balia degli empi, mi getta in mano dei malvagi. Vivevo in pace, ed egli mi ha scosso con violenza». Ma preso per la nuca e m'ha frantumato, ma posto per suo bersaglio, i suoi arcieri mi circondano e mi trafigge i reni senza pietà, sparge a terra il mio fiele, apre sopra di me breccia su breccia, mi corre addosso come un guerriero. Mi son cucito un cilicio sulla pelle, ho prostrato la mia fronte nella polvere, il mio viso è rosso di pianto, e sulle mie palpebre si l'ombra di morte. Eppure le mie mani non commisero mai violenza, la mia preghiera fu sempre pura. O oh, terra, non coprire il mio sangue, non vi sia luogo dove si fermi il mio grido. Già fin d'ora, ecco, il mio testimonio è in cielo, il mio garante è nei luoghi altissimi. Gli amici mi deridano, ma a Dio si volgan piangenti gli occhi miei. Sostenga, egli, le ragioni dell'uomo presso Dio, le ragioni del figliol dell'uomo contro i suoi compagni, poiché pochi anni ancora e me ne andrò per una via senza ritorno. Continuiamo a leggere dal libro di Giobbe, capitolo diciassettesimo. Il mio soffio vitale si spenge, i miei giorni si estinguono, il sepolcro m'aspetta. Sono attorniato da schermitori e non posso chiudere occhio per via delle loro parole amare. Oh Dio, da un pegno, sii tu il mio mallevatore presso di te, se no chi metterà la sua nella mia mano, poiché tu hai chiesto il cuore di costoro nella ragione, e però non li fai trionfare. Chi denunzia un amico, sì che diventi preda altrui, vedrà venir meno gli occhi dei suoi figli. Egli m'ha reso la favola dei popoli, e son diventato un essere a cui si sputa in faccia. L'occhio mio si oscura per il dolore, tutte le mie membra non son più che un'ombra. Gli uomini retti ne son colpiti di stupore l'innocente insorge contro l'empio, ma il giusto si attiene saldo alla sua via e chi ha le mani pure vie più si fortifica. Quanto a voi tutti, tornate pure, fatevi avanti, ma fra voi non troverò alcun savio. I miei giorni passano, i miei disegni, i disegni cari al mio cuore son distrutti e costoro pretendon che la notte sia giorno e che la luce sia vicina quando è tutto buio. Se aspetto come casa mia il soggiorno dei morti, se già mi son fatto il letto nelle tenebre, se ormai dico al sepolcro tu sei mio padre e ai vermi siete mia madre e mia sorella, dov'è dunque la mia speranza? Questa speranza mia chi la può scorgere? Essa scenderà alle porte del soggiorno dei morti, quando nella polvere troveremo un riposo assieme. Giobbe, capitolo diciottesimo Allora Bildad di Suak rispose e disse, Quando porrete fine alle parole? Fate senno, e poi parleremo. Poiché siamo considerati come bruti, e perché siamo agli occhi vostri degli esseri impuri? O tu che nel tuo cruccio lasceri te stesso, dovrà la terra per cagion tua essere abbandonata, e la roccia essere rimossa dal suo luogo? Sì, la luce dell'empio si spegne, e la fiamma del suo fuoco non brilla, la luce si oscura nella sua tenda, e la lampada che egli sta sopra si spegne, i passi che facia nella sua forza si raccorciano e i suoi propri disegni lo menano a rovina, poiché i suoi piedi lo traggono nel tranello e va camminando sulle reti. Il laccio afferra il suo tallone e la trappola lo garnisce. Sta nascosta in terra per lui l'insidia in e sul sentiero lo aspettano agguato. Paure lo atterriscano d'ogni intorno e lo inseguono e gli stanno alle calcagna. La sua forza vi meno dalla fame, la calamità gli sta pronta al fianco, gli devora pezzo a pezzo la pelle, gli devora le membra, il primogenito della morte. Egli è strappato dalla sua tenda, che credeva sicura, e fatto scendere verso il re degli spaventi. Nella sua tenda dimora chi non è dei suoi, e la sua casa è cosparsa di zolfo. In basso si narridiscono le sue radici e in alto son tagliati i suoi rami. La sua memoria scompare dal paese, più non so del suo nome per le campagne. È cacciato dalla luce nelle tenebre ed è bandito dal mondo. Non lascia tra il suo popolo né figli né nipoti, nessun superstite dove egli soggiornava. Quei d'Occidente son stupiti della sua sorte e quei d'Oriente non se ne son presi che orrore. Certo son tale le dimore dei perversi, e tale è il luogo di chi non conosce il Dio. Giobbe capitolo diciannovesimo. Allora Giobbe rispose e disse Fino a quando affliggerete l'anima mia e mi tormenterete coi vostri discorsi. Son già dieci volte che m'insultate mi e non vi vergognate di malmenarmi. Dato pure che io abbia errato, il mio errore concerne me solo, ma se proprio volete insuperbire contro di me e rimproverarmi la vergogna in cui mi trovo, allora sappiatelo. Chi m'ha fatto torto e m'ha avvolto nelle sue reti è Dio. Ecco, io grido violenza. E nessuno risponde. Imploro aiuto. Ma non c'è giustizia. Dio m'ha sbarrato la via e non posso passare, ha coperto di tenebre il mio cammino, m'ha spogliato dalla mia gloria, m'ha tolto dal capo la corona, m'ha demolito a brano a brano e io me ne vo. Ha sradicata come un albero la mia speranza, ha acceso l'ira sua contro di me, m'ha considerato come suo nemico, le sue schiere sono vedute tutte insieme, si sono spianata la via fino a me, hanno posto il campo intorno alla mia tenda. Egli ha allontanato da me i miei fratelli, i miei conoscenti si sono del tutto alienati da me, m'hanno abbandonato i miei parenti, gli intimi miei m'hanno dimenticato, i miei domestici e le mie serve mi trattano da straniero, gli occhi loro sono come se fossi a loro un estraneo chiamo il mio servo e non risponde devo supplicarlo con la mia bocca il mio fiato ripugna la mia moglie faccio pietà a chiunque nacque dal seno di mia madre perfino i bimbi mi sprezzano se cerco d'alzarmi mi scherniscono tutti gli amici più stretti mano in orrore e quelli che amavo mi son volti contro le mie ossa stanno attaccate alla mia pelle, alla mia carne non m'è rimasto che la pelle dei denti. Pietà, pietà di me e voi, miei amici, che la mano di Dio m'ha colpito. Perché perseguitarmi come fa Dio? Perché non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero consegnate in un libro, se con lo scarpello di ferro e col piombo fossero incisi nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Vindice vive e che alla fine si leverà sulla polvere, e quando dopo la mia pelle sarà distrutta, questo corpo senza la mia carne, vedrò il Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno gli occhi miei, non quelli d'un altro. Il cuore. Dalla brama mi si strugge in seno. Se voi dite, come lo perseguiteremo, come troveremo in lui la causa prima dei suoi mali? Temete per voi stessi la spada, che furosi sono i castighi della spada, affinché sappiate che v'è una giustizia. Giobbe, capitolo ventesimo allora Zofar di rispose e disse quel che tu dici mi spinge a risponderti e ne suscita a me un fervido impulso. Ho udito rimproveri che mi hanno oltreggiato, ma lo Spirito mio mi darà una risposta sennata. Non lo sai tu che in ogni tempo. Da che l'uomo è stato posto sulla terra, il trionfo dei malvagi è breve e la gioia degli empi non dura che in un istante? Quando la sua altezza giungesse fino al cielo e il suo capo toccasse le nubi, l'empio perirà per sempre come lo sterco suo. Quelli che lo vedevano diranno, e dov'è? Se ne volerà via come un sogno e non si troverà più dileguerà come una visione notturna. L'occhio che lo guardava cesserà di vederlo, la sua dimora più non lo scorgerà. I suoi figli si raccomanderanno ai poveri, le sue mani restituiranno la sua ricchezza. Il vigor giovanile che gli riempiva l'ossa giacerà nella polvere con lui. Il male dolce alla sua bocca se lo nasconde sotto la lingua, lo risparmia, non lo lascia andar giù, lo trattiene sotto il suo palato, ma il cibo gli si trasforma nelle viscere e gli diventa in corpo veleno dispide. Ha trangugiato ricchezze le vomiterà. Il Dio stesso gliene ricaccerà dal ventre. Ha succhiato veleno d'aspide, La lingua della vipera lo ucciderà. Non godrà più la vista delle acque perenni né di rivi fluenti di miele e di latte renderà il frutto delle sue fatiche senza poterlo ingoire? Pari alla sua ricchezza sarà la restituzione che ne dovrà fare e così non godrà dei suoi beni. Perché ha oppresso e abbandonato il povero, se è impadronito di case che non aveva costruite, perché la sua ingordigia non conobbe requie egli non salverà nulla di ciò che ha tanto bramato. La sua voracità non risparmiava nulla, perciò il suo benessere non durerà. Nel colmo dell'abbondanza si troverà in penuria, la mano di chiunque ebbe a soffrir tormenti si eleverà contro di lui. Quando sarà per riempirsi il ventre, ecco, il Dio manderà contro a lui l'ardore della sua ira, gliela farà piovere addosso per servirgli di cibo. Se scampa le armi di ferro, lo trafigge l'arco di rame, se scampa il dardo, esso gli esce dal corpo la punta sfolgorante e gli viene fuori dal fiele, lo assalgono i terrori della morte, buio profondo e riservato ai suoi tesori. Lo consumerà un fuoco non attizzito dall'uomo che divorerà quel che resta della sua tenda. Il cielo rivelerà la sua iniquità e la terra insorgerà contro di lui. Le rendite della sua casa se ne andranno portate via nel giorno dell'ira di Dio. Tale la parte che Dio riserva all'empio, tale il retaggio che Dio gli destina. Giobbe Capitolo XXI Allora Giobbe rispose e disse: Porgete ben ascolto alle mie parole, e sia questa la consolazione che mi date. Sopportatemi, lasciate che io parli, e quando avrò parlato, tu mi potrai deridere. Mi lagno io forse d'un uomo? E come farei a non perdere la pazienza? Guardatemi stupite e mettetevi la mano sulla bocca quando ci penso ne sono smarrito e la mia carne è presa da raccapriccio perché mai vivono gli empi perché arrivano alla vecchiaia e anche crescono di forze? la loro provenienza è prospera sotto i loro sguardi e intorno ad essi i loro rampolli fioriscono sotto gli occhi loro la loro casa è in pace al sicuro da spaventi e la verga di Dio non li colpisce. Il loro toro monta e non falla la loro vacca figlia senza bortire, mandan fuori come un gregge i loro piccini e i loro figliuoli saltano e ballano, cantano al suon di timpano e di cedra, si rallegrano al suono della zampogna, passano felici i loro giorni, poi scendono in un attimo nel soggiorno dei morti. Eppure dicevano addio, Ritirati da noi, noi non ci curiamo di conoscere le tue vie. Che è l'Onipotente, perché lo serviamo? Che guadagneremo a pregarlo? Ecco, non hanno essi in mano la loro felicità? Lungi da me, il consiglio degli empi. Quando avvien mai che la lucerna degli empi si spenga, che piombi loro addosso alla ruina, e che Dio nella sua ira li retribuisca di pene? quando son essi mai come paglia al vento, come pula portata via dall'uragano. E Dio, mi dite, serba castigo per i figli dell'Empio. Ma pulisca lui stesso, che lo senta lui, che vegga con gli occhi suoi propri la sua ruina, e beva egli stesso l'ira dell'Onipotente. E che importa all'Empio della sua famiglia dopo di lui, quando il numero dei suoi mesi è ormai compiuto? Si insegnerà forse a Dio la scienza? a lui che giudica quelli di lassù? L'uno muore in mezzo al suo benessere quando è pienamente tranquillo e felice. Ha i secchi piani di latte e fresco il midollo dell'ossa. L'altro muore con l'amarezza nell'anima senza aver mai gustato il bene. Ambe due giacciono ugualmente nella polvere e i vermi li ricoprono. Ah, li conosco i vostri pensieri e i piani che formate per abbattermi. Voi dite E dov'è la casa del po potente? E dov'è la tenda che albergava gli empi? Non avete dunque interrogato quelli che hanno viaggiato? Voi non vorrete negare quello che attestano, che cioè il malvagio è risparmiato nel dì della ruina, che nel giorno dell'ira gli sfugge. Chi gli rimprovera in faccia la sua condotta? Chi gli rende quel che ha fatto? Egli è portato alla sepoltura con onore e veglia gli stesso sulla sua tomba. Lievi sono a lui le zolle della valle. Dopo tutta la gente segue le sue orme e anche prima una folla immensa fu come lui. Perché dunque m'offrite consolazioni vane? Dalle vostre risposte altro non resta. Che falsità Giobbe capitolo ventiduesimo Allora Elifaz di Teman rispose e disse: Può l'uomo recare qualche vantaggio a Dio? No, il savio non reca vantaggio che a se stesso. Se sei giusto, ne vien forse qualche diletto all'onnipotente? Se sei integro nella tua condotta, ne ritrae egli un guadagno? È forse per la paura che ha di te che egli ti castiga o vien teco in giudizio? La tua malvagità non è essa grande e le tue iniquità non son esse infinite? Tu per un nulla prendevi pegno dai tuoi fratelli, spognavi loro delle loro vesti i mezzi ignudi, allo stanco non davi a bere dell'acqua, All'affamato rifiutavi del pane, la terra apparteneva al più forte, e l'uomo influente vi piantava la sua dimora. Rimandavi a vuoto le vedove, e le braccia degli orfani erano spezzate. Ecco perché sei circondato di lacci e spaventato da subiti terrori. O oh, non vedi le tenebre che t'avvolgano e la piena dell'acqua che ti sommerge? Il Dio non è egli lassù nei cieli? Guardala sulle stelle eccelse come stanno in alto, e tu dici, Idio che sa? Può egli giudicare attraverso il buio? Fitte nubi lo coprano e nulla vede. Egli passeggia sulla volta dei cieli. Vuoi tu dunque seguir l'antica via per cui camminarono gli uomini iniqui che furono portati via prima del tempo, e il cui fondamento fu come un torrente che scorre? Essi dicevano a Dio... Ritirati da noi e chiedevano che mai potesse far loro l'Onipotente, eppure idio Dio aveva riempito le loro case di beni. Allungi ah, da me il consiglio dell'Empi. I giusti vendono la loro ruina, ne gioiscono l'innocente si fa beffe di loro. Vedete se non son distrutti gli avversari nostri, la loro abbondanza l'ha divorata il fuoco. Riconciliati dunque con Dio e avrai pace e ti sarà resa la prosperità. Ricevi istruzioni dalla sua bocca e riponi le Sue parole nel tuo cuore. Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. Getta l'oro nella polvere e l'oro do pie fra i ciottoli del fiume, e l'Onnipotente sarà il tuo oro, egli ti sarà come l'argento. Acquistato con fatica, allora farai dell'Onnipotente la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio: lo pregherai, ed Egli ti esaudirà, e tu scioglierai i voti che avrai fatto. Quello che imprenderai ti riuscirà sul tuo cammino risplenderà la luce. Se ti abbassano, tu dirai in alto, e Dio soccorrerà chi ha gli occhi in terra. Libererà anche colui che è innocente, e sarà salvo. Per la purità delle sue mani. Continuiamo a leggere nel libro di Giobbe, al ventitreesimo capitolo. Allora Giobbe rispose e disse: Anche oggi il mio lamento è una rivolta. Per quanto io cerchi di comprimere il mio gemito, oh, sapessi dove trovarlo, potessi arrivare fino al suo trono. Esporrei la mia causa dinanzi a lui e riemperei d'argomenti la mia bocca. Saprei qualche che mi risponderebbe e capirei quello che avrebbe da dirmi. Contenderebbe egli meco con la sua grande potenza? No, invece mi presterebbe attenzione. Là sarebbe un uomo retto a discutere con lui e sarei dal mio giudice assolto per sempre. Ma ecco che se vado ad Oriente egli non c'è, ad occidente non lo trovo, sia settentrione quando vi opera io non lo veggo, si nasconde egli nel mezzo di e io non lo scorgo. Ma la via che batto e la sa, se mi mettesse alla prova ne uscirei come loro. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme, mi son tenuto sulla sua via senza deviare, non mi sono scostato dai comandamenti delle sue labbra, ho riposto nel mio seno le parole della sua bocca, ma la sua decisione è una. Chi lo farà mutare? Quello che desidera lo fa. Egli seguirà quel che di me ha decretato e di cose come queste ne ha molte in mente. Perciò nel suo cospetto io sono atterrito. Quando ci penso ho paura di lui. Il Dio mi ha tolto il coraggio. L'Onipotente mi ha spaventato. Questo mi annienta, non le tenebre, non la fitta oscurità che mi ricopre. Giobbe capitolo XXIV. Perché non sono dall'Onipotente fissati dei tempi in cui renda la giustizia? Perché quelli che lo conoscono non veggono quei giorni? Gli empi spostano i termini. Rapiscano i gregi, li menano a pascere, portano via l'asino dall'orfano, prendono impegno il bove dalla vedova, mandano via dalla strada i bisognosi, i poveri del paese si nascondano tutti insieme. Eccoli che come onagri del deserto escono dal loro lavoro in cerca di cibo, solo il deserto dà pane ai loro figlioli. Raccolgono nei campi la loro pastura, raspollano nella vigna dell'empio, Passa la notte ignudi senza vestito, senza una coperta che le ripari dal freddo, bagnati dalle acquazzoni di montagna per mancanza di rifugio, si stringono alle rocce. Ce n'è di quelli che strappano dalla mammella l'orfano, che prendono pegni dai poveri. E questi se ne vanno ignudi senza vestiti, hanno fame e portano i covoni, fanno l'olio del recinto dell'empio, calcan l'uva nel tino e patiscono la sete. Sale dalla città il gemito dei morenti, l'anima dei feriti implora aiuto e Dio non si cura di coteste infamie. Ve ne son di quelli che si ribellano alla luce, non ne riconoscono le vie, non ne battono i sentieri, l'assassino si leva sul far del giorno e ammazza il meschino e il povero, la notte fa il ladro, l'occhio dell'adultero spia il crepuscolo dicendo Nessuno mi vedrà, e si copre d'un velo la faccia. I ladri di notte sfondano le case, di giorno si tengono rinchiusi, non conoscono la luce. Il mattino è per essi come ombra di morte, appena lo scorgano trovano i terrori del buio. Voi dite, l'empio è una festuca nella faccia delle acque, e la sua parte sulla terra è maledetta, non prenderà più la via delle vigne, come la siccità e il calore assorbon le acque della neve, così il soggiorno dei morti inghiottisce chi ha peccato. Il seno che lo portò l'oblia e i vermi ne fanno il loro pasto delizioso, nessuno più lo ricorda. L'iniquio sarà troncato come un albero, ehi che divorava la sterile priva di figli e non faceva del bene alla vedova. Invece il Dio... Con la sua forza prolunga i giorni dei prepotenti, i quali risorgono quando ormai disperavano dalla vita. Da loro sicurezza, fiducia e i suoi occhi vegliano sul loro cammino. Salgano in alto, poi scompaiono d'un tratto, cadono sommietuti come gli altri mortali, sonfalcati falcati come le spighe del grano maturo. Se così non è, che mi smentirà? Chi annienterà il mio dire? Giobbe, capitolo venticinquesimo Allora Bildad di Suac rispose e disse, A Dio appartiene il dominio e il terrore. Egli fa regnare la pace nei suoi luoghi altissimi. Le sue legioni si possano forse contare? Su, chi non si leva alla sua luce? Come può dunque l'uomo essere giusto dinanzi a Dio? Come può essere puro il nato della donna? Ecco, la luna stessa manca di chiarore, le stelle non son pure gli occhi di lui, quantomeno l'uomo che è un verme e il figliol dell'uomo che è un vermicciuolo. Giobbe capitolo ventiseesimo. Allora Giobbe rispose e disse come hai ben aiutato il debole, come hai sorretto il braccio senza forza, come hai ben consigliato chi è privo di sapienza e che abbondanza di sapere che tu gli hai comunicato. Ma a chi ti credi di aver parlato? E di chi è lo spirito che parla per mezzo tuo? Dinanzi a Dio tremano le ombre di sotto alle acque e dai loro abitanti. Dinanzi a lui il soggiorno dei morti è ignudo, l'abisso è senza velo. Egli distende il settentrione sul vuoto, sospende la terra sul nulla, richiude le acque nelle sue nubi e le nubi non scoppiano per il peso. Nasconde l'aspetto del suo trono e si distende sopra le sue nuvole. Ha tracciato un cerchio sulla faccia delle acque, là dove la luce confina con le tenebre. Le colonne del cielo sono scosse e tremano alla sua minaccia. Con la sua forza egli solleva il mare, con la sua intelligenza ne abbatte l'orgoglio. Al suo soffio il cielo torna sereno, la sua mano trafigge il drago fuggente. Ecco, questi non son che gli estremi lembi dell'azione sua. Non ce ne giunge all'orecchio che un breve sussurro, ma il tuono delle sue potenti opere. Chi lo può intendere? Continuiamo a leggere nel libro di Giobbe, ventisettesimo capitolo. Giobbe riprese il suo discorso e disse, Come vive il Dio che mi nega giustizia? Come vive l'Onnipotente che mi amareggia l'anima? Finché avrò fiato e il soffio di Dio sarà nelle mie nari, le mie labbra, no, non diranno nulla di ingiusto e la mia lingua non proferirà falsità. Lungi da me l'idea di darvi ragione. Fino all'ultimo respiro non mi lascerò togliere la mia integrità. Ho preso a difendere la mia giustizia e non cederò. Il cuore non mi rimprovera un solo dei miei giorni. Sia trattato da malvagio il mio nemico e da perverso chi si leva contro di me. Quale speranza rimane mai all'Empio quando il Dio gli toglie, gli rapisce l'anima? E Dio presterà Egli orecchio al grido di Lui quando egli vorrà sopra la distretta? Potrà egli prendere il suo diletto nell'Onnipotente, invocare Dio in ogni tempo? Io vi mostrerò il modo d'agire di Dio. Non vi nasconderò i disegni dell'Onnipotente, ma queste cose voi tutti le avete osservate e perché dunque vi perdete in vani discorsi? Ecco la parte che Dio riserva all'Empio. L'eredità che l'uomo violento riceve dall'onnipotente. Se ha figli in gran numero sono per la spada, la sua progenie non avrà pane da saziarsi, i superstiti sono sepolti dalla morte e le vedove loro non li rimpiangono. Se accumula l'argento come polvere, se ammucchia vestiti come fango, li ammucchia sì, ma se ne vestirà il giusto, e l'argento l'avrà come la sua parte l'innocente. La casa che si edifica è come quella della tignuola, come il capanno che fa il guardiano della vigna. Va a letto ricco, ma per l'ultima volta apre gli occhi e non è più. Terrori lo sorprendono come acque, nel cuor della notte lo rapisce un uragano, il vento d'oriente lo porta via ed egli se ne va. Lo spazza in un turbine dal luogo suo. E Dio gli scaglia addosso i suoi dardi senza pietà per quanto egli tenti di scampare ai suoi colpi. La gente batte le mani quando cade e fischia dietro a lui quando lascia il luogo dove stava. Giobbe capitolo ventottesimo. Ha una miniera d'argento e l'oro un luogo dove si raffini. Il ferro si cava dal suolo, e la pietra fusa dai rame. L'uomo ha posto fine alle tenebre, egli esplora i più profondi recessi per trovare le pietre che sono nel buio o nell'ombra di morte. Scava un pozzo lontano dall'abitato, il piede più non serve a quel che vi ha lavorato, son sospesi e oscillano lungi dai mortali, dalla terra esce il pane, ma nelle sue viscere è sconvolta come dal fuoco. Le sue rocce son la dimora dello zaffiro, e vi si trova della polvere d'oro. L'uccello di rapina non conosce il sentiero che vi mena nella mai scorto l'occhio del falco. Le fiere superbe non vi hanno messo piede, e il leone non ve' passato mai. L'uomo stende la mano sul granito, rovescia dalle radici le montagne, pratica trafori per entro le rocce, e l'occhio suo scorge quanto vedi prezioso. Infrena le acque perché non gemano, e le cose nascoste trae fuori alla luce. Ma la sapienza, dove trovarla? E dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via, non la si trova sulla terra dei viventi, l'abisso dice non è in me, il mare dice non sta in me, non la si ottiene in cambio d'oro, non la si compra a peso d'argento, non, la si acquista con l'oro d'ofir, con l'onice prezioso e con lo zaffiro. L'oro ed il vetro non reggano al suo confronto, non la si dà in cambio di vasi d'oro fino. Non si parli di corallo, di cristallo, la sapienza val va più delle perle, e il topazio d'Etiopia non può starle in fronte. L'oro puro non ha bisogno di valore. Donde vien dunque la sapienza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? E se nascosta agli occhi del vivente ed è celata agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono ne abbiamo avuto qualche sentore. Dio solo conosce la via che vi mena, egli solo sa il luogo dove dimora, perché il suo sguardo giunge sino all'estremità della terra, perché gli vede tutto quel che è sotto i cieli. Quando regolò il peso del vento e fissò la misura dell'acque, quando dette una legge alla pioggia e tracciò la strada al lampo dei tuoni, allora la vide e la rivelò, la stabilì ed anche l'investigò, li e disse all'uomo, ecco, temete il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza. Giobbe capitolo ventinovesimo. Giobbe riprese il suo discorso e disse, «Oh, fossi come nei mesi d'una volta, come nei giorni in cui Dio mi proteggeva, quando la sua lampada mi risplendeva sul capo e alla sua luce io camminavo nelle tenebre! Oh, fossi come ero ai giorni della mia maturità, quando il Dio vegliava amico sulla mia tenda! Quando l'Onnipotente stava ancora meco e avevo i miei figliuoli dintorno, e quando mi lavavo i piedi nel latte e dalla roccia mi fluivano ruscelli d'olio. Allorché uscivo per andare alla porta della città e mi facevo preparare il seggio sulla piazza, i giovani al vedermi si ritiravano, i vecchi si alzavano e rimanevano in piedi, e i maggiorenti cessavano di parlare e si mettevano la mano sulla bocca. La voce dei capi diventava muta e la lingua s'attaccava al loro palato. L'orecchio che mi udiva mi diceva beato. L'occhio che mi vedeva mi rendea testimonianza perché salvavo il misero che gridava aiuto e l'orfano che non aveva chi lo soccorresse. Scendeva su me la benedizione di chi stava per perire e facevo esultare il cuore della vedova. La giustizia era il mio vestimento e Dio il suo. La probità era come il mio mantello e il mio turbante. Ero l'occhio del cieco, il piede dello zoppo, ero il padre dei poveri e studiavo a fondo la causa dello sconosciuto. Spezzavo la ganascia all'iniquo e gli facevo lasciar la preda che aveva fra i denti, e dicevo: Morrò nel mio nido e moltiplicherò i miei giorni come la rena. Le mie radici si stenderanno verso l'acque, la rugiada passerà la notte sui miei rami, la mia gloria sempre si rinnoverà e l'arco rinverdirà nella mia mano. Gli astanti m'ascoltavano, pieni d'aspettazione, e si tacevano per udire il mio parere. Quando avevo parlato, non replicavano, la mia parola scendeva su loro come una rugiada, e m'aspettavano come si aspetta la pioggia. Aprivan larga la bocca come a un'acquazione di primavera. Io sorridevo loro quando erano sfiduciati e non potevano oscurar la luce del mio volto. Quando andavo da loro mi sedevo come capo ed ero come un re fra le loro schiere, come un consolatore in mezzo agli afflitti. Continuiamo a leggere nel libro di Giobbe. Siamo al capitolo trentesimo. Ed or servo di Zimbello e dei più giovani di me, i cui padre non mi sarei degnato di mettere fra i cani del mio gregge. E a che m'avrebbe servito la forza delle loro mani, gente incapace a raggiungere l'età matura, smunta dalla miseria e dalla fame, ridotta a brucare il deserto, la terra da tempo nuda e desolata, strappando erba salsa presso i cespugli ed avendo per pane radici di ginestra. Sono scacciati di mezzo agli uomini, grida lor dietro la gente come dietro al ladro, abitano in burroni orrendi nelle caverne della terra e fra le rocce, ragliano fra i cespugli, si sdraiano alla rinfusa sotto i rovi, gente da nulla, Razza senza nome cacciata via dal paese, abbastonate. E ora io sono il tema delle loro canzoni, il soggetto dei loro discorsi. Mi aborrono, mi fuggono, non si trattengano dallo sputarmi in faccia. Non han più ritegno, mumiliano, rompono ogni freno in mia presenza. Questa genia si leva alla mia destra, mi incalzano e si Pianano le vie contro di me per distruggermi. Hanno sovvertito il mio cammino, lavorano alla mia rovina, essi che nessuno vorrebbe soccorrere. S'avanzano come per un'ampia breccia, si precipitano innanzi in mezzo alle rovine. Terrori mi si rovesciano addosso. L'onor mio è portato via come dal vento, è passata come una nube la mia felicità e ora l'anima mia si strugge in me, m'hanno colto i giorni dell'afflizione, la notte mi trafigge, mi stacca l'ossa, e i dolori che mi rodano non hanno posa. Per la gran violenza del mio male la mia veste si sforma, mi si serra addosso come la tunica. Il Dio m'ha gettato nel fango, era somiglio alla polvere e alla cenere. Io grido a te, e tu non mi rispondi, ti sto dinanzi e tu mi stai a considerare. Ti sei mutato in un nemico crudele verso di me, mi perseguiti con la potenza della tua mano, mi levi per aria, mi fai portar via dal vento e mi annienti nella tempesta, già che lo so, tu mi meni alla morte, alla casa di convegno di tutti i viventi. Ma che sta per perire? Ma che sta per perire? Non protende la mano? E all'angoscia sua non grida al soccorso? Non piangevo io forse per chi era nell'avversità? L'anima mia non era ella angustiata per il povero? Speravo il bene ed è avvenuto il male. Aspettavo la luce, ed è venuta l'oscurità. Le mie viscere bollono e non hanno requie. Son venuti per me giorni d'afflizione. Me ne vo tutto anerito, ma non dal sole. Mi levo in mezzo alla radunanza e grido aiuto. Sono diventato fratello degli sciacalli, compagno degli struzzi. La mia pelle è nera e cade a pezzi. Le mie ossa son calcinate dall'arsura, la mia cetra non dà più accenti di lutto, e la mia zampogna voce di pianto. Giobbe Capitolo Trentunesimo Io avevo stretto un patto con gli occhi miei, come dunque avrei fissati gli sguardi sopra una Vergine. Che parte mi avrebbe assegnata il Dio dall'alto e quale eredità m'avrebbe data l'onnipotente dai luoghi eccelsi? La sventura non è ella per il perverso e le sciagure per quelli che fanno il male? Il Dio non vede egli le mie vie? Non conta tutti i miei passi? Se ho camminato insieme alla menzogna, se il piede mio s'è affrettato dietro alla frode? Il Dio mi pesi con la bilancia giusta e riconoscerà la mia integrità. Se i miei passi sono usciti dalla retta via, se il mio cuore è andato dietro ai miei occhi, se qualche sozzura mi si è attaccata alle mani, che io semini un altro mangi e quel che è cresciuto nei miei campi sia sradicato. Se il mio cuore s'è lasciato sedurre per amore d'una donna, se ho spiato la porta del prossimo, che mia moglie giri la macina d'un altro e che gli altri abusino di lei. Poiché quella è una sceleratezza, un misfatto punito dai giudici, un fuoco che consuma fino alla perdizione e che avrebbe distrutto fin dalle radici ogni mia fortuna. Se ho disconosciuto il diritto del mio servo e della mia serva quando era me in lite, che farei quando Iddio si levasse per giudicarmi e che risponderei quando mi esaminasse? Chi fece me nel seno di mia madre non fece anche lui? Non ci ha formati nel seno materno uno stesso Iddio? Se ho rifiutato ai poveri quel che desideravano? Se ho fatto languire gli occhi della vedova, se ho mangiato da solo il mio pezzo di pane senza che l'orfano ne mangiasse la sua parte, io che fin da giovane l'ho allevato come un padre, io che fin dal seno di mia madre sono stato guida alla vedova, se ho visto uno perire per mancanza di vesti o il povero senza una coperta, se non mi benedetto i suoi fianchi ed egli non si è riscaldato con la lana dei miei agnelli? Se ho levato la mano contro l'orfano perché mi sapevo sostenuto alla porta, che la mia spalla si stacchi dalla sua giuntura e il mio braccio si spezzi e cada. E in vero, mi spaventava il castigo di Dio, ed ero trattenuto dalla maestà di Lui. Se ho riposto la mia fiducia nell'oro, se a loro fino ho detto tu sei la mia speranza, se mi son rallegrato che le mie ricchezze fossero grandi e la mia mano avesse molto accumulato, se contemplando il sole che raggiava e la luna che precedeva lucente nel suo corso, il mio cuore in segreto s'è lasciato sedurre, e la mia bocca ha posato un bacio sulla mano, mi sfatto anche questo punito dai giudici che avrei di fatti rinnegato l'iddio che è di sopra. Se mi sono rallegrato alla sciagura del mio nemico e ho esultato quando egli ha incolto sventura, io che non ho permesso alle mie labbra di peccare chiedendo la sua morte con imprecazione, se la gente della mia tenda non ha detto chi è che non si sia saziato della carne delle sue bestie? Lo straniero non passava la notte fuori, le mie porte erano aperte al viandante. Se come fanno gli uomini. Ho coperto i miei falli celando nel petto la mia iniquità perché avevo paura della folla e dello sprezzo delle famiglie al punto di starmene quieto e non uscir di casa. Oh, avessi pure chi m'ascoltasse. Ecco qua la mia firma. L'onnipotente mi risponda. Scriva l'avversario mio la sua querela. Ed io la porterò attaccata alla mia spalla, me la cingerò come un diadema. Gli renderò conto di tutti i miei passi e lui m'appresserò come un principe. Se la mia terra mi grida contro, se tutti i suoi solchi piangono, se ne ho mangiato il frutto senza pagarla, se ho fatto sospirare chi la coltivava, che invece di grano mi nascano spine e invece d'orzo mi crescano zizzanie. Giobbe capitolo 32. Quei tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe perché egli si credeva giusto. Allora l'ira di Eliù figliolo di Barachiel il Busita della tribù di Ram s'accese. S'accese contro Giobbe perché riteneva giusto se stesso anziché Dio s'accese anche contro i tre amici di lui perché non avevano trovato che rispondere sebbene condannassero Giobbe. Ora siccome quelli erano più attempati di lui, Eliù aveva aspettato a parlare a Giobbe, ma quando vide che dalla bocca di quei tre uomini non usciva più risposta, s'accese dira. Ed Eliù, figliuolo di Barachil il Busita, rispose e disse: Io son giovane di età e voi siete vecchi. Perciò mi son tenuto indietro e non ho ardito esporvi il mio pensiero. Dicevo, parleranno i giorni, e il gran numero degli anni insegnerà la sapienza. Ma nell'uomo quel che lo rende intelligente è lo spirito, è il soffio dell'onipotente. Non quelli di lunga età sono sapienti, né i vecchi sono quelli che comprendono il giusto. Perciò dico, Ascoltatemi, vi esporrò anch'io il mio pensiero. Ecco, ho aspettato i vostri discorsi, ho ascoltato i vostri argomenti mentre andavate cercando altre parole. V'ho seguito attentamente ed ecco nessun di voi ha convinto Giobbe, nessuno ha risposto alle sue parole. Non avete dunque ragione di dire abbiamo trovato la sapienza? Dio soltanto lo fa cedere, non l'uomo? Egli non ha diretto i suoi discorsi contro a me e io non li risponderò con le vostre parole. Eccoli sconcertati, non rispondon più, non un più parole, ed ho aspettato che non parlassero più, che restassero e non rispondessero più. Ma ora risponderò anch'io per mio conto, esporrò anch'io il mio pensiero perché son pieno di parole e lo spirito che è dentro di me mi stimola. Ecco, il mio seno è come vin rinchiuso e simile ad otri pieni di vin nuovo che stanno per scoppiare. Parlerò dunque, mi solleverò, aprirò le labbra e risponderò. E lasciate che io parli senza riguardi personali, senza adulare alcuno. Poiché adulare io non so, se lo facessi il mio fattore tosto, mi torrebbe di mezzo. Giobbe, capitolo trentatreesimo, ma pure ascolta, o oh Giobbe, il mio dire, porgi orecchio a tutte le mie parole. Ecco, apro la bocca. La lingua parla sotto il mio palato. Nelle mie parole è la rettitudine del mio cuore, e le mie labbra diranno sinceramente quello che so. Lo Spirito di Dio m'ha creato. Il soffio dell'onnipotente mi dà vita. Se puoi rispondermi, prepara le tue ragioni, fatti avanti. Ecco, io sono uguale a te davanti a Dio. Anch'io fui tratto dall'argilla. Spavento di me non potrà quindi sgomentarti e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare. Davanti a me tu dunque hai detto e ho ben udito il suono delle tue parole. Io sono puro senza peccato, sono innocente, non c'è iniquità in me, ma Dio trova contro di me degli appigli ostili, mi tiene per suo nemico, mi mette i piedi nei ceppi, spia tutti i movimenti, e io ti rispondo, in questo non hai ragione, già che Dio è più grande dell'uomo, perché contendi con lui? poiché egli non rende conto ad alcuno dei suoi atti. Il Dio parla, bensì, una volta, ed anche due, ma l'uomo non ci bada, parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti si giacciano assopiti, allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti, per distogliere l'uomo dal suo modo d'agire, e tener lungi da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dal tardo mortale. L'uomo è anche ammonito sul suo letto, nel dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa. Quando egli ha in avversione il pane, l'anima sua schifa i cibi più squisiti, e la carne gli si consuma e sparisce, mentre le ossa prima invisibili gli escono fuori, l'anima sua si avvicina alla fossa, e la sua vita a quelli che danno la morte. Ma se presso a lui vè un angelo, un interprete, uno solo fra i mille che mostri all'uomo il suo dovere, e Dio ha pietà di lui e dice risparmialo che non scenda nella fossa, ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diventa fresca più di quella d'un bimbo, gli torna ai giorni della sua giovinezza, implora il Dio e Dio gli è propizio gli dà di contemplare il suo volto con giubilo, e lo considera di nuovo come giusto. Ed egli va cantando fra la gente e dice, «Avevo peccato, pervertito la giustizia, e non sono stato punito come meritavo. E Dio ha riscattato l'anima mia, onde non discendesse nella fossa, e la mia vita si schiude alla luce». Ecco, tutto questo Dio lo fa due, tre volte all'uomo, per ritrarre l'anima di lui dalla fossa, perché su di lei splenda la luce della vita. Sta attento Giobbe, dammi ascolto, taci ed io parlerò. Se hai qualche cosa da dire, rispondimi: parla che io vorrei poter dar ragione, se no, tu dammi ascolto. Taci e io ti insegnerò la saviezza. Giobbe, capitolo trentaquattresimo e Liù riprese a parlare e disse: O oh voi savi, ascoltate le mie parole, voi che siete intelligenti prestatimi orecchio, poiché l'orecchio giudica dei discorsi come il palato assapora le vivande. Scegliamo quel che è giusto, riconosciamo fra noi quello che è buono. Giobbe ha detto son giusto, ma Dio mi nega giustizia. Ho ragione e passo da bugiardo, la mia ferita è incurabile e sono senza peccato. Dov'è l'uomo che al par di Giobbe tracanni gli empi scherni come l'acqua, cammini in compagnia di malfattori e vada assieme con gli scelerati? Poiché ha detto non giova nulla all'uomo l'avere il suo diletto in Dio. O ascoltatemi dunque, o uomini di senno, lungi da Dio il male, lungi dall'Onipotente l'inequità poiché egli rende all'uomo secondo le sue opere e fa trovare ognuno il salario della sua condotta. No, di certo il Dio non commette ingiustizie, l'Onipotente non perverte il diritto, chi gli ha dato il governo della terra, chi ha affidato l'universo alla sua cura? s'ei non ponesse mente che a se stesso se ritrasse a sé il suo spirito e il suo soffio ogni carne perirebbe d'un tratto e l'uomo ritornerebbe in polvere se tu sei intelligente ascolta questo porgi l'orecchio alla voce delle mie parole uno che odiasse la giustizia potrebbe governare e osi tu condannare il giusto il potente che chiama i re uomini da nulla e i principi scelerati che non porta rispetto all'apparenza dei grandi, che non considera il ricco più del povero, poiché sono tutti opera delle sue mani? In un attimo essi muoiono, nel cuore della notte, la gente del popolo è scossa e scompare, i potenti son portati via senza manduomo, poiché il Dio tiene gli occhi aperti sulle vie dei mortali e vede tutti i loro passi, non vi son tenebre? Non v'è ombra di morte ove possa nascondersi chi opera iniquamente? Dio non ha bisogno d'osservare a lungo un uomo per trarlo davanti a lui in giudizio. Egli fiacca i potenti senza richiesta e ne stabilisce altri al loro posto, poiché egli conosce le loro azioni, li abbatte nella notte e son fiaccati. Li colpisce come dei malvagi in presenza di tutti poiché si sono sviati da Lui e non hanno posto mente ad alcuna delle sue vie. Han fatto salire a Lui il gemito del povero ed egli ha detto ha dato ascolto al gemito degli infelici. Quando il Dio dà requie, chi lo condannerà? Chi potrà contemplarlo quando nasconde il suo volto a una nazione ovvero a un individuo per impedire all'Empio di regnare, per allontanare dal popolo le insidie? Quell'Empio ha egli detto a Dio Io porto la mia pena, non farò più del male. Mostrami tu quel che non so vedere, se ho agito perversamente non lo farò più. Dovrà forse Dio rendere la giustizia a modo tuo tu che lo critichi? Ti dirà forse scegli tu, non io quello che sai? Dillo. La gente assennata e ogni savio che m'ascolta mi diranno Giobbe parla senza giudizio le sue parole sono senza intendimento. Ebbene, sia Giobbe provato sino alla fine. Poiché le sue risposte son quelle degli iniqui, poiché aggiunge al peccato suo la ribellione, batte le mani in mezzo a noi e moltiplica le sue parole contro a Dio. Giobbe, capitolo trentacinquesimo Poi Eliu riprese il discorso e disse, Credi tu d'aver ragione quando dici Dio non si cura della mia giustizia? Infatti hai detto Che mi giova? Che guadagno io di più a non peccare? Io ti darò la risposta a te ed agli amici tuoi. Considera i cieli e vedi. Guarda le nuvole come sono più in alto di te. Se pecchi, che torto gli fai? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli rechi? Se sei giusto che gli dai che riceve egli dalla tua mano la tua malvagità non nuoce che al tuo simile e la tua giustizia non giova che ai figli degli uomini si grida per molte oppressioni si levano lamenti per la violenza dei grandi ma nessuno dice dov'è dio il mio creatore che nella notte concede canti di gioia che ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più savi degli uccelli del cielo si grida, sì, ma egli non risponde a motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto ai lamenti vani, l'Onipotente non ne fa nessun caso, e tu, quando dici che non lo scorgi, la causa tua li sta dinnanzi, sappialo aspettare. Ma ora, perché la sua ira non punisce, e perché egli non prende rigorosa conoscenza delle trasgressioni, Giobbe Apre vanamente le labbra, e accumula parole senza conoscimento. Giobbe, capitolo trentaseesimo Poi Eliù, seguitando, disse, Aspetta un po', io ti istruirò, perché c'è da dire ancora un po' a pro di Dio. Io trarrò la mia scienza da lontano, e renderò giustizia a colui che m'ha fatto. Per certo le mie parole non sono bugiarde, ti sta dinanzi un uomo dotato di perfetta scienza. Ecco, e Dio è potente, ma non disdegna nessuno, è potente per la forza dell'intelletto suo, e non lascia vivere l'empio per fare fa ragione ai miseri, non storna lo sguardo suo dai giusti, ma li pone coi re sul trono, ve li fa sedere per sempre e così li esalta. Se gli uomini sono talora stretti da catene, se sono presi dai legami dell'afflizione, Dio fa loro conoscere la loro condotta, le loro trasgressioni, già che si sono insuperbiti. Egli apre così i loro orecchi ai suoi ammonimenti e li esorta ad abbandonare il male. Se l'ascoltano, se si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere e gli anni loro nella gioia, ma se non l'ascoltano periscano trafitti dai suoi dardi, muoiono per mancanza di intendimento, gli empi di cuore s'abbandonano alla collera, non implorano il Dio quando egli incatena, così muoiono nel fior degli anni e la loro vita finisce come quella dei dissoluti. Ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione e gli apre gli orecchi mediante la sventura. Che pure vuol trarre dalle fauci della distretta a largo, dove non è più angustia e coprir la tua mensa tranquilla di cibi succulenti, ma se giudichi le vie di Dio come fan gli empi, il giudizio e la sentenza di Lui ti piomberanno addosso. Bada che la collera non ti trasporti alla bestemmia e la grandezza del riscatto non ti induca a fuorviare. Farebbe egli caso delle tue ricchezze? Non ha valore per lui né loro né tutta la possanza dell'opulenza. Non anelare a quella notte che porta via i popoli dal luogo loro. Guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferire questa all'afflizione. Vedi? E Dio è eccelso nella sua potenza. Chi può insegnare come Lui? Chi egli prescrive la via da seguire? Chi osa dirgli tu hai fatto male? Pensa piuttosto a magnificare le sue opere. Gli uomini lo celebrano nei loro canti, tutti lo ammirano, il mortale le contempla da lungi. Sì, il Dio è grande e noi non lo possiamo conoscere. Incalcolabile è il numero degli anni suoi. Egli trae a sé le gocciole dell'acqua dai vapori che egli ha formato, stilla la pioggia, le nubi la spandono, la rovesciano sulla folla dei mortali e chi può capire lo spiegamento delle nubi, i fragori che scoppiano nel suo padiglione? Ecco ora egli spiega intorno a sé la sua luce e prende per coperta le profondità del mare. Per tal modo punisce i popoli e dal loro del cibo in abbondanza, sempie di fulmini le mani, e li lancia contro gli avversari. Il rombo del tuono annunzia che i viene e gli animali lo presentano vicino. Giobbe, Capitolo Trentasettesimo a tale spettacolo il cuore mi trema e balza fuor dal suo luogo. Udite. Udite il fragore della sua voce il rombo che esce dalla sua bocca. Egli lo lancia sotto tutti i cieli, e il suo lampo guizza fino ai lembi della terra. Dopo il lampo una voce rugge. Egli tuona con la sua voce maestosa, e quando sode la voce, il fulmine non è già più nella sua mano. E Dio tuona con la sua voce meravigliosamente. Grandi cose egli fa che noi non intendiamo. Dice alla neve: cadi sulla terra, lo dice al membro della pioggia, al membro della pioggia torrenziali, rende inerte ogni mano d'uomo onde tutti i mortali che sono opera sua imparino a conoscerlo. Le bestie selvagge vanno nel covo e star ritirate dentro le tane. Dai recessi del su viene l'uragano, dagli aquilori il freddo. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio, si contrae la distesa delle acque, egli carica pure le nubi d'umidità, disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi, ed esse, da lui guidate, vanno vagando nei giri per seguir quando è loro, comanda sopra la faccia di tutta la terra. Le manda e come un flagello o come un beneficio alla sua terra, come prova della sua bontà. Porgi l'orecchio a questo, Giobbe? Oh fermati e considera le meraviglie di Dio? Sai tu come Dio le diriga e faccia guizzare il lampo dalle sue nubi? Conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? Sai tu come mai gli abiti suoi sono caldi quando la terra s'assopisce sotto il soffio dello scirocco? Puoi tu come lui distendere i cieli e farli solidi come uno specchio di metallo? Insegnaci tu che dirli. Nelle tenebre nostre noi non abbiamo parole. Gli si annunzierà forse che io voglio parlare? Ma chi mai può bramare d'essere inghiottito? Nessuno può fissare il sole che sfolgoreggia nei cieli quando è passato il vento a renderli tersi. Da settentrione viene l'oro, ma Dio è circondato da una maestà terribile. L'Onipotente noi non lo possiamo scoprire. Egli è grande in forza e in equità, in perfetta giustizia. Egli non opprime alcuno, perciò gli uomini lo temono e non degna d'uno sguardo chi si prosume savio. Giobbe, capitolo trentottesimo. Allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse, Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? su, cingiti i lombi come un prode, e io ti farò delle domande e tu insegnami. Dov'eri tu quand'io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, già che tu il sai? O chi tirò sovressa la corda da misurare? Su che furono appoggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare, quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo? Chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal seno materno, quando gli detti le nubi per vestimento e per fasce l'oscurità, quando gli tracciai dei confini e gli misi sbarre, porte e dissi fin qui tu verrai e non oltre, qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti? Hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora, perché ella afferri l'embi della terra e se ne scuota via i malvagi? La terra si trasfigura come Creta sotto il sigillo e appar come vestita di un ricco manto. I malfattori sono privati della luce loro e il braccio alzato già è spezzato. Sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Le porte della morte ti sono state scoperte? Hai tu veduto le porte dell'ombra di morte? Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla se la conosci tutta. Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? E la tenebra, dov'è la sua dimora? Le puoi tu menare verso i loro domini e sai tu bene i sentieri per ricondurle a casa? Lo sai di sicuro che tu eri allora giannato e il numero dei tuoi giorni è grande. Sei tu entrato nei depositi della neve? Li hai visti i depositi della Grandine? Le hai visti i depositi che io tengo in serbo per i tempi della disdretta, per il giorno della battaglia e della guerra? Per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento orientale sulla terra? Chi ha? Aperto i canali dell'acquazzone e segnato la via al lampo dei tuoni, perché la pioggia cada sulla terra inabitata, sul deserto ove non sta alcun uomo, e disseti le solitudini desolate, sì che vi germoglie e cresca l'erba? Ha forse la pioggia un padre, o che genera le gocce della rugiada? Dal seno di chi esce il ghiaccio e la brina del cielo, chi la dà la luce? Le acque divenute come pietra si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Sei tu che stringi legami delle Pleiadi o potresti tu sciogliere le catene d'Orione? Sei tu che al suo tempo fai apparire le costellazioni e guidi la grandorsa assieme ai suoi piccini? Conosci tu le leggi del cielo e regoli tu il dominio di esso sulla Terra? Puoi tu levare la voce fino alle nubi e far che l'abbondanza di pioggia ti ricopra e i fulmini parton forse al tuo comando? Ti dicono essi eccoci qua? Chi ha messo negli strati delle nubi sapienza o chi ha dato intelletto alla meteora? Chi conta con sapienza le nubi? E gli otri del cielo chi li versa, allorché la polvere stemperata diventa come una massa in fusione e le zolle dei campi si saldan fra loro? Sei tu che cacci la preda per la leonessa che sazi la fame dei leoncelli quando si appiattano nelle tane e si mettono in agguato nella macchia? Chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano addio e vanno errando senza cibo? Giobbe capitolo trentanovesimo. Sai tu quando le capre selvagge delle rocce figliano? Hai tu osservato quando le cerve partoriscano? Conti tu i mesi della loro pregnanza e sai tu il momento in cui debbano sgravarsi? Saccosciano fanno i loro piccini e son tosto liberate dalle loro doglie. E i loro piccini si fanno forti, crescono all'aperto e se ne vanno e non tornano più alle madri. Chi manda libero l'onagro e chi scioglie i legami dell'asino selvatico al quale ho dato per dimore il deserto e la terra salata per abitazione? Egli si beffa del frastuono della città e non ode grida di padrone. Batte le montagne della sua pastura e va in traccia ad ogni filo di verde. Il bufalo vorrà egli servirti o passare la notte presso la tua mangiatoia? Legherai tu il bufalo con una corda perché faccia il solco? Erpicherà egli le valli dietro a te? Ti fiderai di lui perché la sua forza è grande? Lascerai a lui il tuo lavoro? Conterai su di lui perché ti porti a casa la raccolta e ti ammonti il grano nell'aia? Lo struzzo batte allegramente le ali, ma le penne e le piume di lui sono esse pietose? No, poiché egli abbandona sulla terra le proprie uova e le lascia scaldare sopra la sabbia. Egli dimentica che un piede le potrà schiacciare e che le bestie dei campi le potranno calpestare. Tratta duramente i suoi piccini, quasi non fosse il Suoi, la sua fatica sarà vana, ma ciò non lo turba, che il Dio ha privato di sapienza ed egli ha impartito l'intelligenza. Ma quando si leva e piglia lo slancio, si beffa del cavallo e chi lo cavalca? Sei tu che dai al cavallo il coraggio, che gli vesti il collo d'una fremente criniera? Sei tu che lo fai saltare come la locusta? Il fiero suonitrito incuse spavento, raspa la terra nella valle ed esulta dalla sua forza, si slancia incontro alle armi, dalla paura si ride, non trema, non indietreggia davanti alla spada. Gli risuona addosso il turcasso, la folgorente lancia e il dardo. Con frequente furia divora la terra, non sta più fermo quando suona la tromba. Comode lo squillo dice, ah, e fiuta da lontano la battaglia, la voce tonante dei capi e il grido di guerra. È intelligenza tua. Che allo sparviere fa spiccare volo e spiegar le ali verso mezzogiorno? E forse al tuo comando che l'aquila si leva in alto e fa il suo nido nei luoghi elevati? Abita nelle rocce e vi pernotta, sia sulla punta delle rupi, sulle vette scoscese, di là spia la preda e i suoi occhi miran lontano, i suoi piccini s'abbeverano di sangue e dove son dei corpi morti, ivi. E là si trova. Giobbe, capitolo quarantesimo. L'Eterno continuò a rispondere a Giobbe e disse, Il censore dell'onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura il Dio ha egli una risposta a tutto questo? Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse, Ecco, io son troppo meschino, che ti risponderei? Io mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola due volte, ma non lo farò più. E l'Eterno allora rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse, Orsù, cingiti lombi come un prode, ti farò delle domande e tu insegnami. Vuoi tu proprio annullare il mio giudizio, Condannar me per giustificare te stesso? Hai tu un braccio pari a quello di Dio, o una voce che tuoni come la sua? Su via, adornati di maestà e di grandezza, rivestiti di splendore e di magnificenza. Da libero corso ai furori dell'ira tua, mira tutti i superbi e abbassali, mira tutti i superbi e umiliali. E schiaccia gli empi dovunque stanno, seppelliscili tutti assieme nella polvere, copri di ben della loro faccia nel buio della tomba. Allora anch'io ti roderò, perché la tua destra t'avrà dato vittoria. Guarda l'ippopotano che ho fatto al par di te, esso mangia l'erba come il bove, ecco la sua forza è nei suoi lombi, e il vigor suo nei muscoli del ventre. Stende rigida come un cedro la coda, e i nervi delle sue cosce sono intrecciati insieme. Le sue ossa sono tubi di rame, e le sue membra sbarre di ferro. Esso è il capolavoro di Dio. Colui che lo fece l'ha fornito di falce, perché i monti gli producono la pastura, e là tutte le bestie dei campi gli scherzano intorno. Si giace sotto i loti nel folto dei canneti, in mezzo alle paludi. I loti lo coprono nell'ombra loro, i sarci del torrente lo circondano. Straripi pure il fiume e non trema, rimane calmo. Anche se avesse un Giordano alla gola, potrebbe alcuno impadronirsene assalendolo di fronte o prenderlo con le reti per forargli il naso? Prenderai tu il coccodrillo all'amo? Gli assicurerai la lingua con la corda? Gli passerai un giunco per le narici? gli forerai le mascelle con un uncino ti rivolgerà egli molte supplicazioni ti dirà egli delle parole dolci farà egli te un patto perché tu lo prenda per sempre al suo servizio scherzerai tu con lui come fosse un uccello l'attaccherai a un filo per divertir le tue ragazze ne trafficheranno forse i pescatori lo spartiranno essi fra i negozianti gli coprirai tu la pelle di dardi e la testa di ramponi? Mettili un po le mani addosso. Ti ricorderai del combattimento e non ci tornerai. Giobbe capitolo quarantunesimo Ecco, fallace la speranza di chi la sale. Basta scorgerlo e sei atterrati. Nessuno è tanto ardito da provocarlo. E chi dunque oserà starmi a fronte? Chi m'ha anticipato alcun alcunché poich'io glielo debba rendere? Sotto tutti i cieli ogni cosa è mia? E non vo tacere delle sue membra, della sua gran forza, della bellezza della sua armatura? Chi l'ha mai spogliato della sua corazza? Chi è penetrato fra la doppia fila dei suoi denti? Chi gli ha aperti i due battenti della gola? Intorno alla chiostra dei suoi denti sta il terrore? Superbe sono le file dei suoi scudi, strettamente uniti come da un sigillo uno tocca l'altro e tra loro non passa l'aria. Sono saldati assieme, si tengono stretti, sono inseparabili, i suoi starnuti come sprazzi di luce, i suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora. Dalla sua bocca partano vampe, ne scappan fuori scintille di fuoco, dalle sue narici esce un fumo come da una pignatta che bolla o da una caldaia. L'alito suo accende i carboni e una fiamma gli errompe dalla gola. Nel suo collo risiede la forza, dinanzi a lui salta il terrore. Compatte sono in lui le parti flosce della carne. Gli stanno salde addosso, non si muovono il suo cuore è duro come il sasso, duro come la macina di sotto. Quando si drizza, tremano i più forti e dalla paura son fuori di sé. In vano lo si attacca con la spada, a nulla valgon lancia e giavellotto e corazza. Il ferro è per lui come paglia, il rame come legno tarlato. La figlia dell'arco non lo mette in fuga, le pietre della fionda si mutano per lui in stoppia, stoppia gli parla mazza e si ride del fremar della lancia. Il suo ventre è armato di punte acute e lascia come tracce dell'erpice sul fango, fa bollire l'abisso come una caldaia, del mare fa come un gran vaso da profumi si lascia dietro una scia di luce l'abisso parcoperto di bianca chioma. Non v'è sulla terra chi lo doni, è stato fatto per non aver paura. Guarda in faccia tutto ciò, che Cerso è re su tutte le belve più superbe. Giobbe, capitolo quarantaduesimo Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse... Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento fusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose ed io non le conosco. Dea, ascoltami, io parlerò, io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio avrà sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto. Perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. E dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, l'Eterno disse a Elifas di Teman. L'ira mia è accesa contro di te e contro i tuoi due amici perché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo Giobbe. Or dunque prendetevi sette tori e sette montoni e venite a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in Olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi. Ed io avrò riguardo a lui per non punir la vostra follia, poiché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Elifas di Teman, Bildad di Suak e Zofar di Nama se ne andarono e fecero come l'Eterno aveva loro ordinato, e l'Eterno ebbe riguardo a Giobbe. E quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, gli fecero le loro condoglianze... Lo consolarono di tutti i mali che l'Eterno gli aveva fatto cadere addosso e ognuno d'essi gli dette un pezzo d'argento e un anello d'oro. E l'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed ei sebbe quattordici mila pecore, seimila cammelli, mille paia di bovi e mille asine, e sebbe pur sette figliuoli e tre figliuole, e chiamò la prima Colomba, la seconda Cassia, la terza Cornustubia, e in tutto il paese non c'erano donne così belle come le figliuole di Giobbe, e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe dopo questo visse centoquarant'anni e vide i suoi figliuoli e i figliuoli dei suoi figliuoli fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni.